A gran galà del calcio lariano c'è Mauro Bernardi, direttore generale del Mariano, una delle squadre di punta del calcio comasco, è inserita nel girone A di eccellenza, è iniziato molto bene il girone di ritorno. Che obiettivi avete, insomma, per questa seconda parte di stagione? Buonasera a tutti e auguri a tutti per un 2020 molto roseo, diciamo. Ecco. Gli obiettivi sono quelli di inizio stagione, la salvezza. Fondamentalmente quest'anno abbiamo ringiovanito la squadra e quindi dobbiamo cercare di mantenere la categoria. L'unico obiettivo che abbiamo è questo. C'è stato un cambio sulla panchina all'inizio di novembre, è tornato mister Rovellini, che è stato uno degli artefici della salvezza dell'anno scorso. Quindi usato sicuro, insomma, una persona su cui contate molto, veramente, insomma. Beh, i numeri sono dalla sua parte, i numeri erano dalla sua parte prima che io le prendessi, e adesso anche a Mariano ha confermato quello che è per le nostre categorie è veramente un fuoriclasse, perché se pensi che nelle ultime 5 partite abbiamo fatto 10 punti, sicuramente non è solo merito suo, però qualcosa di suo c'è. Mauro, Mariano è una squadra sempre giovane, facciamo qualche nome, magari tu non li vuoi fare perché sei un dirigente, però è anche giusto sottolineare i ragazzi che crescono, no? Il buon lavoro dei ragazzi che stanno crescendo. Vuoi fare qualche nome? Ma nomi non ho problemi a farlo, è sempre un po' brutto perché il calcio è uno sport di gruppo. Però se penso alla prestazione di domenica mi viene in mente Gualandris, che è un marianese doc, però domenica ha fatto una prestazione importante e deve essere per lui solo l'inizio di quello che dei suoi valori che ha, quindi deve solo confermarsi. Questo è il nome che ti faccio. Un grande grazie a Mauro Bernardi, in bocca al lupo su Mariano per il raggiungimento della salvezza, che è l'obiettivo stagionale. Grazie ancora, Mauro. Grazie a te, Luca. Ciao.